La camorra sbarca su Facebook. Anche la più temibile associazione a delinquere ha scelto il famoso social network per propagandare i suoi messaggi. Navigando tra le pagine del sito si possono trovare gruppi e fanpage inneggianti alla Chison Orion, alle Vele di Scampia e addirittura un profilo dedicato ai suoi più famigerati esponenti. Si parla di scissioni, pentiti, uomini d'onore, spaccio, pistole e Kalashnikov, spesso in un napoletano talmente stretto da risultare incomprensibile ai napoletani stessi. In realtà il fenomeno non era del tutto sconosciuto agli inquirenti. È tipico, infatti, della cultura del camorrista ostentare il proprio potere, contrariamente alla segretezza di mafiosi e affiliati all'ndrangheta. La nuova generazione di camorristi dimostra avere una spiccata familiarità con il web e le nuove tecnologie, come ad esempio Skype, meno facilmente intercettabile. L'utilizzo dei social network è ormai diventato una moda, ma più che un rischio criminale, è un pericolo culturale. È in grado di raggiungere migliaia di contatti, soprattutto tra i più giovani.